un posto pieno di vita e pieno di americani, perché prima c'era la base NATO a Bagnoli, che si potevano permettere anche case molto belle. Infatti questa zona qui era piena di, si chiama Parco Saraceno, era quasi riservata a loro, una casa meravigliosa, a due passi dal mare, sento un patrimonio edilizio qua in mezzo. C'è stato un terremoto nell'80, è andato in rovina, abbandonato lentamente. C'è, è nato un rapporto tra me e ragazze, me, cioè tant'ame anche i genitori, non so, di totale fiducia. Io ho detto che è una sorpresa, che è anche una sorpresa per me, tant'è vero, tante cose io non le so. Almeno non sono state dette, ma loro proprio niente, io so qualche cosina, dove andiamo, della sorpresa finale. Però loro non sanno, non sanno proprio nulla. Per me era, è un viaggio premio, ma si permettono di vivere un'esperienza unica. I nostri ragazzi escono raramente da questo luogo, ma è anche importante prendere un treno, scendere una stazione e riprendere un altro treno, riscendere un'altra stazione, perché qui si va alla scuola, a casa, quando c'è il basket dalla casa in palestra, si torna, cioè sono molto stanziati questi ragazzi, fanno poche vacanze. Per loro è molto complesso frequentarsi anche, perché i genitori lavorano, non ha, molti non hanno neanche i mezzi, quindi incontrarsi è complesso, bisogna comportare sacrifici, tempo, muoversi, non sempre hanno i soldi per prendere il pullman, le cose, hanno difficoltà. Però la passione è tanta, io credo che quando entreranno in quel posto lì, magico, un palazzetto, i ragazzi sognano di giocare ad altissimo livello. Noi abbiamo partecipato a un bando comunale per l'affidamento di questa palestra, l'abbiamo vinto, adesso per 10 anni sarà nostra, ma non era così, veramente è tutta un'altra cosa, ma non c'era il parquet, non c'erano i canestri, non c'era l'arredo, non c'era un secondo telo, la metà delle luci. Secondo me potrebbe diventare proprio una piazza vera e propria per i giovani, un ritrovo. Farà sì un giorno che non si abbia più paura di mandare a far uscire i propri ragazzi, portarli in un luogo, in una strada. Ciao, mi chiamo Promis, ho 15 anni e questo è casa mia. Questo canestro è mio, grazie a Coach Massimo, che ha creato la fondazione della Tantam. Grazie a lui sono tipo brava a giocare a basket ora. Venite. Lui è Favor, ha 12 anni e gioca a basket da un mese mo. Poi c'è il mio gemello. Esatto. Mio gemello, Miracolo, Miracle anche in inglese, 15 anni e gioca basket da miei stessi anni. Sì, facciamo sempre allenamento, tutti i giorni, quasi. Dove sì, volta che entro in Frecciano sono molto bello, cioè, sono contento, spero di viaggiare a lungo perché mi piace molto. Basket come tanti altri sport crea disciplina. Grazie al coach che ha fondato la Tam Tam, io ho iniziato proprio lo stesso anno in cui l'ha fondata e mi ha chiesto se volevo iniziare a giocare a basket. Io ero tipo una specie di, cioè non ero molto tipo sociale che parlavo, sono sempre silenziosa la maggior parte delle volte. Prima non praticavo nessuno sport, andavo solo a scuola e restavo a casa dopo scuola, finché è venuto un giorno il coach Massimo alla mia scuola. Io in quel periodo non è che mi piaceva assai come sport, però ho detto vabbè, inizio così, provo.
Basket mi ha aiutato un po' ad aprire, quindi a comunicare di più. È iniziato, mi è piaciuto e ora per me è una passione, è un sogno. E mi ha chiesto se potevo partecipare a questa squadra chiamata Tantan Basketball. Io? Non so gli altri, ma io lo considero un padre. Sarebbe anche bello che la gente sa chi è la Tantan, com'è nata, cosa ha passato per fare tante cose. Per farci fare il campionato che stiamo facendo ha dovuto fare un sacco di sacrifici. Onestamente sono grato per tutto quello che ha fatto per noi. Poi grazie a lui ho conosciuto questo meraviglioso sport. Lo sport è proprio questo, perciò io non dicevo è un bisogno primario, no? Il gioco in assoluto, non dico neanche lo sport, anche il gioco, quello di giocare per strada, qualsiasi cosa, no? Il gioco è competizione e confronto il gioco, no? Cioè confrontarsi, perché il gioco da solo non esiste, insomma, cioè. E allora il confronto sono tante persone che si guardano, si devono fare, sono delle regole a cui tu devi attenerti, devi cercare di vincere, di farli. Ed è, secondo me l'arte della vita è proprio questo, insomma, no? È sempre un po' giocare con furbizia, con onestà anche, perché bisogna rispettare le regole, bisogna comunque saper trovare sempre un espediente per venire fuori dalla situazione, perché il gioco è imprevedibile, c'è mille soluzioni, tu puoi allenarti in qualsiasi cosa, in mille modi, eccetera, però ogni azione è diversa dall'altra. Tu puoi pensare di averla fatta uguale, no, nel timing, nei tempi, nella spazzatura, cioè, tutto è sempre diverso. Quindi devi sempre facessi un adeguamento a una realtà diversa. E il gioco è questo. Parlare sempre ovviamente di basket che è capace di rompere i confini e di diventare ulteriore magia. Ettore, a te. Esattamente, Edi, siamo in compagnia di Massimo Antonelli, che è il coach del Tantan Basket. Chi non conoscesse questa storia, è una storia meravigliosa. Massimo praticamente in un territorio molto complicato come Castelvolturno ha messo su una squadra di ragazzi, di figli, di immigrati. Io l'ho detto un giorno, l'avrei acchiappato a sto giocatore, infatti è stato così. Molto semplice, perché in Italia non esiste la legge sullo ius soli, non potevano giocare i campionati. Grazie a una battaglia durata tanti anni, questi ragazzi e tanti altri come loro hanno acquisito il diritto, come tutti gli altri ragazzi nati in Italia, di poter fare sport. E voi siete qui a rappresentare questa storia. Sì, la storia è stata molto dura, devo dire, per i ragazzi, per lottare per il diritto al gioco, che è la cosa naturale. Il gioco è un bisogno primario, è bruttissimo. Perché il loro sogno è andare via da qua. Un giorno magari Castelvolturno sarà un posto di arrivo, vero, e di permanenza, però per loro è un momento, è un posto di partenza.